Sì, già la prima volta che l'ho raccontata c'era sempre lui che mi riprendeva. E siamo contenti, siamo comunque. L'abbiamo raccontata in TV, no, c'è un motivo, perché mio zio, fratello della nonna, è stato prigioniero in Russia, l'avevano dichiarato morto e in pratica è rientrato in Italia 3 anni dopo la fine della ritirata dell'Armir. E è arrivato correndo di notte nella steppa e quindi correva di notte e si nascondeva di giorno per non farsi vedere, quindi è un po' appeso ai treni. È ritornato in Italia dopo che l'avevano dichiarato morto e questa storia qui mi è stata raccontata da bambino, mi è stata raccontata da lui. Io ho detto, se un giorno correrò a piedi, correrò col cappello. Lo so, lui si emoziona ogni volta, non ce la fa. È grandissimo, un applauso. Grazie. E quindi ci vediamo anche a Veneto? Certamente sì. Ne fai 12 o 24? 24. 24, grande, grande. Allora, con il cappello ci vediamo anche lì, ok? Grande Gianluca Pagazzi.